Credo che imbarazzi molto i soloni della scienza ortodossa dover affermare di non conoscere quasi nulla della realtà. Dà loro molto fastidio che liberi pensatori, utilizzando come laboratorio la mente, lascino sbizzarrire la loro immaginazione sui sentieri inesplorati delle intuizioni e delle connessioni più o meno ardite, con risultati definiti di volta in volta con un certo astio, pseudoscienza, New Age, fuffa. Sta di fatto che in definitiva è imbarazzante dover ammettere che dell'intero universo conosciamo soltanto il 4%, contando i gas intergalattici, mentre non si sa nulla della cosiddetta materia oscura e della energia oscura, che insieme rappresentano il 96% mancante. Con ciò siamo stati abituati a considerare l'esistenza solo della realtà materiale visibile ai sensi fisici, ovvero quella realtà che ha spazio, tempo, massa e gravità. Noi stessi in effetti ci manifestiamo con il nostro corpo fisico in questa realtà. In questo spazio-tempo tutto è relativo ed esiste il senso di separazione, a differenza del mondo immateriale, dove tutto è uno, indiviso e indivisibile. Ricordando l'equazione di Schrödinger, che affermava che la realtà visibile è determinata dalla realtà invisibile, sostiene l'ingegner Giovanni Vota, autore dell'interessante saggio Spiritual Quantum Coaching, possiamo ben affermare che questa realtà che noi vediamo nella nostra vita quotidiana non la creiamo da qui. La determiniamo da una realtà diversa, dalla dimensione dell'informazione pura o spirito. In base a che cosa determiniamo la nostra vita dall'invisibile, quindi? In base a ciò che pensiamo, alle nostre emozioni, a quello che crediamo interagendo con tutto e tutti nell'universo. Dice Vota, siamo agli antipodi della fisica newtoniana. Chi considera solo la componente visibile della realtà ritiene che siano le cause passate a generare gli effetti presenti, che il presente sia effetto del passato, principio di causalità. Il principio di causa-effetto è infatti alla base del determinismo e del funzionamento della nostra mente razionale. Poiché sono amato, mi sento felice. Poiché mi hanno trattato male, soffro. Poiché mi hanno fatto un piacere, ringrazio. La gratitudine, per esempio, per noi è una risposta, un effetto di una causa passata. Considerando invece anche la componente immateriale della realtà, che è pura informazione, il presente è determinato dagli intenti, dalle finalità future di ogni cosa e di ogni individuo, che interagendo tra loro generano gli eventi presenti attraverso il collasso di onda, il cosiddetto principio di finalità. Se nel presente sei felice, grato e contento, ti accadranno cose per cui essere nel futuro felice, grato e contento. Se nel presente sei arrabbiato e in conflitto, ti accadranno cose per essere nel futuro arrabbiato e in conflitto. La cosa più importante, quindi, è decidere come stare adesso, in questo preciso momento. Se essere nell'amore e nella gratitudine o nelle loro antitesi, le paure e i sensi di colpa, per determinare quindi il nostro futuro. Diceva Jung, rendi cosciente l'inconscio, altrimenti sarà l'inconscio a guidare la tua vita e tu lo chiamerai destino. Se lasciamo la guida di noi stessi al pilota automatico e per le neuroscienze lo facciamo per il 95% della nostra giornata e quindi al nostro inconscio, nel quale si trovano tutte le memorie del passato, finiremo per avere un futuro non futuro incatenato al passato. Dovremmo imparare invece a creare un ponte che ci unisca al superconscio, alla coscienza primaria, fuori dallo spazio-tempo, dove non esiste la legge di causa-effetto, contenendo informazioni di puro amore. Per spiegare questo concetto, Giovanni Vota introduce l'esempio del film in DVD. Quando vediamo scorrere le immagini di quel DVD sullo schermo del televisore, in quel momento stiamo guardando un insieme di informazioni inserite nel disco. Queste informazioni sono bit. Ciò significa che all'interno di quel DVD non ci sono né spazio né tempo, né massa né gravità, ma solo pura informazione. Inserendo il disco nel lettore, ecco che per magia appaiono immagini in sequenza, le quali hanno invece spazio, tempo, massa, energia, gravità. Se volessimo andare a modificare il finale del film perché non ci è piaciuto, non potremmo sicuramente agire andando a lavorare sulle immagini che vediamo scorrere sullo schermo.
Non è possibile perché quelle immagini sono determinate dalle informazioni scritte sul DVD. Ecco che per cambiare il finale dovremmo modificare le informazioni direttamente sul disco. Ciò vuol dire che non possiamo modificare i programmi limitanti o le credenze dei potenzianti alla base dei comportamenti che non ci piacciono, ma dovremo operare direttamente sulle informazioni del sistema operativo sulle quali girano quei programmi. Come? Aggiungendo nuove informazioni improntate alla gratitudine e all'amore, sentimenti che possono collegarci alla realtà invisibile in modo da poter determinare cambiamenti positivi e potenzianti nella realtà visibile. Questo tipo di informazioni, ci tiene a puntualizzare Vuta, non sostituisce in alcun modo la medicina, la psicologia, la psicoterapia, la psichiatria, ma è semplicemente un modo di vedere correlato alla moderna fisica quantistica dell'informazione e dell'antica spiritualità. La realtà invisibile ai nostri occhi in questo modello è amore incondizionato e le tecniche quantistiche sono tecniche spirituali che lavorano nel campo quantico immettendo informazioni positive e potenzianti. Amico o amica che mi ascolti, non aspettare il momento che ritieni giusto per agire. L'unico momento giusto è adesso, qui e ora. Per entrare in questo eterno presente, dobbiamo annullare ogni percezione sensoriale e accedere alla realtà invisibile che si trova dentro di noi. Ciò che ci arriva dall'esterno è già passato e non ci serve. L'unico presente, senza spazio né tempo, è soltanto dentro di noi.